Manager generale FSA, giornata di visite. Quest'oggi sarà da noi il campione del mondo di Firenze, Rui Costa, del team Lampre Merida. Saludo a FSA, muchas gracias. Questa potenza me voy a poder ir más aerodinámico, más bajo en la bici, ya que no puedo bajar más la potencia, entonces vamos a hacer un cambio de menos 6 grados a un 17 grados para que vaya con una posición más aerodinámica. Il campione del mondo ci sta chiedendo di poter migliorare la sua posizione aerodinamica in bicicletta. Resto alzando, quindi io credo che sia un giusto compromesso. Alla fine sarà un meno 12-10 gradi. È molto molto confortevole perché segui proprio la direzione delle braccia. Con questo a 10 gradi tu puoi tenere 90 gradi il polso e quindi la percezione con questo manubrio È perfetta, è giusto? perfetta, è molto confortevole. Questa a 17 gradi con un manubrio normale, questa è la posizione, ok? Se tu usi questa pipa, ma con questo la posizione è un po' più alta perché vedi? Fa questo rise, trovi il tuo giusto, la giusta soluzione e hai una forma nuova, esclusiva e molto molto confortevole. Puoi avere l'impressione che questo è più grande perché la curva qui cambia. Possiamo provare una 40, ma la 40 con le mani basse sei più stretto. Qua è importante questo Sì, uguale. la curva compact è come questa. Un centímetro son cuatro grados. Entonces, Sí. esta referencia no la coges de aquí, la coges de aquí. Claro, de aquí de la Porque la curva es la misma. Sí, ya lo sé. La curva es la misma. Entonces, no la de abajo y la de arriba, la curva es exactamente igual. La forma. Esta y esta A la mí me misma. parece que se usó solo aquí y aquí vuelve No, aquí lo que han hecho es, ves, reducir el manillar, pero para la posición es aerodinámica. Ya veremos. O sea, tú lo tienes que probar. Alla richiesta del campione del mondo abbiamo risposto offrendo due soluzioni: un attacco negativo con un manubrio classico, un attacco negativo con un manubrio leggermente rialzato. Feel the speed. Full speed ahead.